Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. E niente, nessuno al mondo potrà fermare, fermare, fermare. Quest'onda che viene, che va, quest'onda che viene, che va. Buongiorno, amici dello Zoccolo Duro, buongiorno. Vi ho trovato una nuova position oggi, giusto per fare qualcosa di diverso. Allora, intanto, se sei nuovo, se sei appena arrivato, ti iscrivi subito al canale dello Zoccolo Duro. Ti iscrivi immediatamente che qua si parla di calcio a un livello altissimo, altissimo, purissimo, levissimo, praticamente come bere un bicchiere d'acqua. Allora, vedo tutta sta negatività, tristezza, ormai è finita, siamo fuori dalla Champions, Gattuso out, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi ho deciso, volevo iniziare con tristezza, per favore vai via. Poi ho detto no, 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 qua ci vuole una carica positiva, una carica super positiva, quasi come quel vecchio che dice che l'ottimismo è il profumo della vita, e poi gli cade tipo un sacco di merda addosso, tipo un piccione di caga addosso, mi pare, e bestemmia proprio paura, tipo così. Allora, ieri ragazzi, io ho visto un buon Milan. Voi ditemi quello che volete. Abbiamo fatto gli errori, eccetera. Ma io ho visto un buon Milan, quindi non sono così negativo come dopo l'Udinese. Cioè, con l'Udinese ero arrabbiato, ma ieri non è che ero tanto arrabbiato. Abbiamo perso perché abbiamo fatto degli errori da imbecilli totali. Lasciando stare l'arbitro. Vabbè, l'unica cosa dell'arbitraggio, voi sapete che io sono come Gattuso, non cerco l'alibi dell'arbitro. Questo non vuol dire che l'arbitro non ha sbagliato, semplicemente mi piace pensare, tanto non è che posso cambiare l'arbitro, è la società, come ho già detto, che deve farsi sentire nelle sedi opportune per avere più peso politico, perché non è possibile che i giocatori del Milan vanno a parlare, vengono trattati a pesci in faccia come se fossero, ma non voglio fare nomi. Quindi, siccome siamo il Milan, siamo rappresentati da una superpotenza che non è la potenza di Suning, ma la potenza di Elliot. Secondo me il signor Elliot, come ho già detto, caro amico Elliot, però qua ragazzi si muove qua, non so se riesce a stare qua, lo metto di qua, caro amico Elliot, ti scrivo così mi distraggo un po'. Caro amico Elliot, devi farti sentire nelle sedi opportune, perché altrimenti è un bel casino, è un bel casino, perché non ci maltrattano, ci trattano proprio a pesci in faccia. E quindi dobbiamo farci sicuramente sentire. E questa è la prima cosa. Seconda cosa, la cosa che mi fa arrabbiare, che stavo dicendo, proprio dell'arbitraggio, è una sola, che è una cosa oggettiva. Cioè il calcio di Mandžukić, a Romagnoli. E vi spiego perché mi arrabbio. È come settimana scorsa, io l'ho messo sul mio Instagram, per chi non mi segue andate su Instagram, lo Zoccolo Duro 2017, che metto cose interessanti. Ho messo il rigore di Giaccherini, che io lo so che non gliene è fregato a niente a nessuno, tranne a quelli che avevano Giaccherini e consigli al Fantacalcio. Tutti gli altri non gliene è fregato niente, no? Che Giaccherini ha sbagliato il rigore. Ma quel rigore va ripetuto, perché quando Giaccherini batte, Ferrari è già dentro l'area ed è proprio lui che dopo la parata di consigli prende la palla. Capito? Quindi quello è un rigore che va ripetuto. Siccome c'è il VAR, mannaggia a lui e a sto telefono che non si regge. Vedi, si rifiuta pure il telefono di ste robe. Siccome c'è il VAR, quando non c'era il VAR, potevo scusare dicendo vabbè, non l'ha visto. Tutto quello che vuoi, come il calcio ieri di Mandžukić. Potevo capire. Io, guarda, perdono anche l'errore sul rigore. Ti dirò di più. Ti spiego perché. Perché sul rigore, netto, ovviamente, ha fatto una parata, netto. Però, sai, magari c'è un buco nella testa di Fabbri. Sai, quando lui faceva il Fabbro, gli mancava un bullone. Non gliel'hanno messo. E quindi posso capire che gli manca un bullone dentro la testa. E non ha pensato, non lo so, che gli ha preso la schiena, no? Non lo so cosa ha pensato, cosa, in quel momento. Non lo voglio neanche. Io sono come Gattuso, credo alla buona fede, no? Penso solo che sia un imbecille. Ma quello lo posso capire, perché è andato a vederlo, ha detto sono un pirla, non ci vedo, e amen. E va bene.
Ma il calcio di Mandžukić, quello non è opinabile. Così come il rigore di Giaccherini che va ripetuto. Non c'è un'opinione. Non c'è un'opinione. Quello è da rifare. Quello è rosso tutta la vita. Non so se è anche rigore. In teoria, col regolamento attuale, che secondo me è sbagliato, quello è anche rigore, perché la palla era in gioco. Che secondo me è un'assurdità. Cioè, se io sto giocando sulla fascia e uno tira un pugno a un altro in aria, per me non è mai rigore. Però dal regolamento mi dicono, fatemi sapere se è così, che era anche rigore persino. Io non sono d'accordo, nel senso che se la palla è di là e uno si picchia in aria, per me non è mai rigore. Però dicono che era anche rigore. Ma tolto il rigore, che posso anche capire, tolto il rigore, almeno l'espulsione, che poi stavamo già perdendo, mi pare che eravamo già 2-1, quindi non cambiava niente, mancavano 5 minuti, non cambiava niente, anche il rigore del primo tempo di Fabbri, abbiamo segnato dopo 2 minuti, quindi noi abbiamo perso perché facciamo gli errori, e va bene, su quello ok, cioè va bene un cazzo, però ste cose evidenti, l'arbitro, il VAR, deve intervenire, cioè io su ste robe del VAR impazzisco, quindi su questo proprio io, se fossi dirigente del Milan, vado lì da presidente degli arbitri, chi è, chi non è, e dico: allora, ascolta una roba, primo, ci dovete dare più rispetto, perché sennò qua mi metto la testa di cavallo nel letto come il padrino. Secondo, le cose evidenti, ragazzi, quello è un errore che se lo fa un lavoratore normale, ma lo licenziano, lo mandano a casa. Perché questo Fabbri dovrebbe ancora più che Fabbri, Calvarese, che era al VAR, che hai visto il calcio di Mandžukić, perché l'abbiamo visto tutti, e non sei intervenuto, quello è da mandare a casa subito, subito, 3 mesi senza stipendio, subito, subito. Vedi che non sbagliano più, non sbagliano più. Su ste cose bisogna essere proprio categorici, categorici, ok? Ok. Adesso faccio un altro ragionamento, tolta tutta la questione, ve l'ho detto, io non voglio alibi di arbitri. Voglio parlare di arrivare in Champions. Allora, ragazzi, partendo dal presupposto che, come vi ho detto da giugno, secondo me noi arriviamo in Champions, tranquillamente. E lo ribadisco ancora oggi, soprattutto perché noi abbiamo una squadra da quarto posto. Noi siamo una squadra da prime 4 posizioni, perché siamo meglio della Roma attuale. Anche ieri, ragazzi, Gabbiadini che ha sbagliato all'ultimo minuto, hanno fatto un assalto alla Sampdoria agli ultimi 10 minuti, che la Roma l'ha scampata proprio per miracolo. Ma quest'anno la Roma ha troppi problemi interni, non parlo proprio solo del parco giocatori, dove probabilmente la Roma forse può avere anche qualcosa in più, ma proprio per com'è quest'anno, con tutti i problemi che hanno, secondo me quest'anno la Roma non ci è superiore. La Lazio ha il miglior centrocampo probabilmente del campionato insieme alla Juve, però ha troppi problemi dietro. Poi la Lazio è altalenante ed è immobile dipendente, perché è così, è immobile dipendente, e quindi io non la vedo sinceramente superiore a noi, la metto a pari a noi la Lazio. E poi le altre avversarie che sono l'Atalanta, cioè ragazzi miei, io gli voglio bene, ragazzi, l'Atalanta stasera spero che vincano. Ecco, giusto per tutti quelli che mi chiedono chi tiferai oggi, Atalanta, io tifo Atalanta finché la matematica dice che noi possiamo arrivare sopra l'Inter e l'Atalanta pure, io tiferò per sempre contro l'Inter. Se l'Inter fosse già matematicamente sopra, matematicamente in Champions, non sopra, perché sopra non me ne frega niente, allora ti direi vabbè, meglio che vince l'Inter. Ma siccome non è così, siccome perdendo potrebbe anche l'Inter andare fuori dalla Champions, io non ti farò mai, mai a favore loro, mai ti farò a favore loro. Quindi ti farò Atalanta. Questo per chi me lo chiede, tipo Mastrangelo che lo chiede, che saremo lì a tifare di nascosto, io no. Conosco milanisti, sì, conosco milanisti che oggi vogliono l'Inter che vince, io no, quindi ve lo dico già. Ma stavo dicendo un'altra roba, che quindi siamo la quarta forza del campionato, secondo me, la quarta, comunque nelle prime 4. Ma la mia domanda è: noi dobbiamo andare in Champions, tutti che sognano questa Champions. Io sono d'accordo con Fabio Bergomi, che questa è una tristezza, tristezza dover stare qua a esultare per andare in Champions, è una tristezza totale, una tristezza. Tra l'altro oggi cosa succede? Che se oggi faccio un video lunghissimo, raga, ve lo dico, quindi tenetevi caldi. Cioè, fatemi capire una roba.
Se oggi il Napoli perde, gli juventini cosa fanno? Vanno ad Amsterdam o vanno a festeggiare lo scudetto? O lo festeggiano ad Amsterdam in vetrina? Cosa fanno? Secondo voi lo festeggiano? Secondo me non festeggiano neanche. Cosa devono festeggiare? L'hanno vinto già da giugno. Non ci sa manco gusto. Ma nemmeno per loro che vincono. Non dico che... Almeno, come ribadisco, l'anno scorso te la sei giocata col Napoli fino all'ultimo. Poi hai vinto a Milano con l'Inter 3-2. Goduria totale per loro. Posso capirlo, eh? Uno juventino che l'anno scorso è esultato proprio a San Siro contro l'Inter. Io tra l'altro ero a New York quella partita lì, l'ho vista Little Italy, Inter-Juve 3-2, 2-3. Posso capire che hanno esultato, ma quest'anno che vincono con 8 turni, 7 turni in anticipo, 200 punti di vantaggio, ma anche lo juventino, ma si annoia, non gliene frega niente. Cioè, gli interessa molto di più la partita di martedì con l'Ajax, che tanto passeranno con l'Ajax, poi vediamo cosa faranno col City. E poi cosa fanno le ultime 7 partite? Mi aspetto dalla Juve che giochino come hanno giocato ieri con noi, che giustamente non ci hanno regalato nulla, hanno fatto la loro partita, anche se gli mancavano Cancelo, Ronaldo, Chiellini, Pjanic, cioè praticamente hanno giocato con le riserve, eh? E noi eravamo 1-0 per miracolo, però non abbiamo giocato male. Quindi ragazzi, tristezza totale. Ma noi cosa andiamo a fare in Champions? Per avere i soldi, mi dicono i soldi, il bilancio, il fair play, tutti i maghi delle calcolatrici, più 2, meno 4 alla seconda, meno 3 al quadrato. Ma se facciamo i calcoli, il Milan, negli ultimi 2 anni, forse anche 3, mi dicono, non so se è giusto, ditemelo voi, che ha speso più del Manchester City. Noi abbiamo speso tipo 300 milioni negli ultimi 2-3 anni. 300 milioni. Quindi, e non eravamo in Champions. No, giusto per farvelo capire, no? Perché mi dicono dobbiamo andare in Champions per i soldi. Non eravamo in Champions, abbiamo speso 300 milioni e non eravamo in Champions. Se io spendo 300 milioni e poi devo giocare con Calabria, Musacchio, Cialanoglu, eccetera, c'è qualcosa che non va, ragazzi. Non è questione di andare in Champions o non andare in Champions. È questione che bisogna lavorare meglio, partendo dall'allenatore, un top allenatore serve, e ai giocatori. Poi mi dite, ma se non vai in Champions i giocatori non vengono. Non è vero. È vero, ma non è vero che fai questi grandi calcoli. Cosa pensate che comprerà l'Inter l'anno prossimo che va in Champions? Rakitic? Lukaku? Non ci vengono, anche se sei in Champions. Ma nemmeno al Milan. Se il Milan va in Champions non è che può prendere Rakitic e Lukaku. Prende gli stessi che se non va in Champions. Cioè, questo che vi voglio far capire. Che non cambierà nulla. Nulla, zero. Allora, vediamo dove devo andare che mi sono perso. Aspettate un secondo. Quindi vedrete quest'anno che noi andremo in Champions, ve lo ribadisco. Vedrete che prenderemo quelli sono che prendono San Maximielli, come si chiama lui, parlano di questo Everton del Gremio, e quelli prendiamo. Non è che andiamo a prendere Benzema, Toni Kroos, Lewandowski, Lukaku e Modric e quant'altro, eh? Non vi credete. Aspetta un attimo qua. Quelli prenderemo, che andiamo o non andiamo in Champions, quelli prenderemo. Quello su cui secondo me dovremmo lavorare sono le cessioni. Cioè bisogna fare delle scelte serie, perché mi sono stufato. Sapete che io sono uno che difende la rosa del Milan, perché secondo me non è così male come tanti dicono, no? Però bisogna fare delle scelte, perché se io spendo 28 milioni per o 22 o 24, non mi ricordo quanti cavolo erano, per Conti, e poi gioca a Calabria, cioè, hai sbagliato l'acquisto. O è l'allenatore che lo deve far giocare e tu società gli dici, oh, noi abbiamo speso 24 milioni, deve giocare, o hai sbagliato l'acquisto, se no lo vendi. Cosa te ne fai di 25 milioni in panchina? Lo stesso per Caldara, che l'hai pagato 35 milioni e non gioca. Cosa l'hai comprato a fare se poi gioca a Musacchio? Laxalt, altri 22 milioni. Cosa l'hai comprato a fare
se poi gioca Rodriguez il Leone. Castiglieco, altri 24 milioni, quanto l'abbiamo pagato? A cosa serve se poi gioca Suso? Cioè, fatemi capire, perché le riserve non devono costare 25 milioni l'uno, minimo, perché Caldara 35, perché se no ti ritrovi 200 milioni in panchina. Allora, invece che trovarmi 200 milioni in panchina, bisogna che questi 200 milioni me li ritrovo in campo. E magari c'ho qualche riserva, come Calabria, che Calabria dovrebbe essere la riserva, che l'hai pagato zero, è un giovane, ieri ha fatto male, malissimo, non sempre fa malissimo, lo tieni lì come riserva, tanto avevamo De Sciglio, non è che faceva meglio, no? Lo tieni lì come riserva, quando proprio manca qualcuno ce l'hai lì. Ma i 200 milioni devono essere dei titolari, se no hai voglia di avere soldi se poi li sprechi. Se ci abbiamo 50 milioni e prendiamo la riserva di Romagnoli e la riserva di quelli che già gioca, cosa serve? Cosa serve? Devo prendere giocatori che devono essere titolari, tipo Paquetá. Hai preso Paquetá? Gioca, va bene. Adesso quando torna Bonaventura cosa facciamo? Teniamo Çalhanoğlu, teniamo tutti, teniamo anche Çalhanoğlu. Almeno, guarda, Çalhanoğlu, che secondo me a centrocampo non è malissimo. Secondo me gioca meglio a centrocampo che ala. Çalhanoğlu io lo terrei lì a centrocampo. Ma anche lì, quanto hai speso per Çalhanoğlu? 30 milioni, 28? Però almeno gioca. Lo posso capire. Guarda, Çalhanoğlu lo perdono, perché almeno gioca. Ma io quelli che hai speso 25-30 milioni che stanno in panchina, impazzisco. Perché non ha senso. Non ha senso proprio logicamente. Indipendentemente dalla qualità o meno del giocatore, non ha senso che tu spendi 25-30 milioni per la panchina. Abbiamo una panchina che costa più dei titolari. Abbiamo la panchina che costa quasi più dei titolari. Questo vuol dire che si è lavorato male. È vero che ci sono stati cambi di proprietà, Giargiana scomparsi, tutto quello che volete. Però è lì che bisogna lavorare, molto più che andare in Champions, molto più che tutto il resto. Io, come ho sempre detto, preferisco vincere la Coppa Italia. Ve l'ho sempre detto questo. Perché se tu vai in Champions con questi giocatori qua, vai a fare le figuracce. Vai a fare le figuracce. Le figuracce. Quindi ci arriviamo in Champions, eh? Quindi state sereni. Ci arriviamo. Quindi bisogna che si mettono lì a tavolino e si prendono delle decisioni serie, serie, serie. Fatemi sapere cosa ne pensate, scrivete nei commenti, iscrivetevi allo Zoccolo Duro e mettete un bel like. Ci vediamo domani, salvo sorprese, chissà, chissà, chissà. Ciao belli!